aside from my soul. Nel giardino del MUV, il Museo della Civiltà Villanoviana di Castenaso, è stata ricostruita una capanna villanoviana, a grandezza naturale, secondo le fonti e le metodologie dell'VIII secolo a.C. Aderendo all'ottava edizione del progetto Io amo i beni culturali, l'Istituto Comprensivo e il Comune di Castenaso, partendo proprio dalla capanna villanoviana, hanno ideato un percorso sull'evoluzione della casa nel tempo. Dall'età del ferro alla civiltà etrusca, sino all'epoca romana, con l'obiettivo di comprendere il significato più profondo del concetto di abitare e di coglierne l'evoluzione nel tempo. Vera e propria della casa, che era appunto il cortile, che era il nucleo centrale perché forniva, essendo aperto, forniva illuminazione della città. Protagoniste, quattro classi prime della scuola secondaria statale di primo grado Giovanni Gozzadini di Castenaso, che hanno partecipato all'intero percorso, articolato su tre attività principali: incontri, uscite didattiche e teatralizzazione dell'esperienza. Guidati dall'archeologa, attraverso lezioni tematiche, i ragazzi hanno analizzato la storia del proprio territorio a partire dalla cultura villanoviana fino al suo strutturarsi nella civiltà etrusca, per approdare poi alla conquista romana nel III secolo a.C. Lavorando in piccoli gruppi, i ragazzi si sono preparati sulle tre tipologie di abitazioni documentate nelle varie epoche, per poter fare da guida ai compagni durante le uscite didattiche e condividere le conoscenze acquisite in uno scambio educativo tra pari. È situata in un luogo strategico perché era di fianco a un fiume, il Reno. Il fiume tanto tempo fa non sfociava nel mare Adriatico perché qualche, non so quanti anni fa, Napoleone. Sì, Napoleone l'ha canalizzato. L'ha deviato e quindi la prima meta è stata l'area archeologica della città etrusca di Cainua, inserita nello splendido scenario dell'Appennino tosco-emiliano, con la sua necropoli distesa sul pendio più basso verso il fiume Reno. E la cosiddetta città dei vivi, con le sue strade incrociate ad angolo retto, gli edifici di culto dell'acropoli, le case, gli impianti produttivi ed il grande tempio di Tine. È chiamato Temenos, e più interno e l'altare aveva una forma perittera. A completamento della gita, la visita al Museo Nazionale Pompeo Aria di Marzabotto, dove i ragazzi hanno fatto da ciceroni, illustrando le vetrine principali e prestando un'attenzione particolare alle tecniche costruttive delle case e dei templi. La seconda meta è stata la villa romana di Russi, in provincia di Ravenna, che costituisce uno degli esempi meglio conservati di edificio rustico di età romana. Un esempio significativo di una delle tante residenze rurali appartenenti a proprietari terrieri che punteggiavano le campagne dell'Emilia-Romagna in quell'epoca. Composta da una pars rustica, con numerose strutture di lavoro e di conservazione, come i magazzini per le derrate alimentari, i depositi per gli strumenti agricoli, le stalle per il bestiame, gli alloggi servili, ed una pars urbana, con gli alloggi padronali, gli ambienti di rappresentanza e le strutture di lusso, tutte arricchite da splendidi mosaici a tessere bianche e nere, con motivi geometrici. Attraverso diversi laboratori teatrali condotti dall'associazione TILT, Trasgressivo Imola Laboratorio Teatro, i ragazzi hanno realizzato una living history dell'antichità,
ricreando un'esperienza di vita quotidiana all'interno di un villaggio villanoviano. Il racconto è stato suddiviso in quadri: la partenza del guerriero, le ore delle donne con scene di filatura e tessitura, la preparazione e la cottura dei cibi, il banchetto dei vincitori. Il momento di restituzione ha portato alla realizzazione dello spettacolo conclusivo intitolato Il villaggio villanoviano prende vita, messo in scena il 2 giugno 2019, con la partecipazione dell'Associazione Culturale di Rievocazioni Storiche Legiones in Agro Boiorum, che ha contribuito ad animare l'evento indossando abiti, gioielli e armi dell'epoca villanoviana. Quando l'ultimo boccale si sarà alzato, brinderemo, brinderemo a chi? E berremo buon vino e giustamente invecchiato.